ragazzi, ci siamo, eccoci qua, buongiorno, siamo tornati in sella. Me l'avete chiesto in tantissimi ragazzi, oggi penso che è uno dei giorni più importanti, non dico della mia vita, però comunque per quanto riguarda questo inizio percorso con le moto. Perché raga? Perché praticamente è una vita che sognavo di andare a fare qualche uscita con qualche amico, con qualcuno sulla moto. Come ben sapete, io ovviamente dopo tantissimi anni sono riuscito a farmi la moto per causa del peso eccetera eccetera, e oggi addirittura ragazzi, prima di Natale, quindi il mio periodo dell'anno preferito, andiamo a fare un qualcosa di unico, raga, unico, perché stiamo andando a fare un'uscita io, Spavald e Giovanni Fois, tutti insieme, e stiamo andando a fare questa uscita ragazzi fantastica. Non so se stiamo andando verso il Terminillo, vi dico la sincerità, è la prima volta raga per me in tutti i sensi, quindi mi sento proprio agitato, ma allo stesso tempo ragazzi sono strafelicissimo. Primo perché ragazzi sto avendo un riscontro per quanto riguarda i video eccezionale da parte vostra, quindi veramente grazie, non me l'aspettavo raga, lo giuro proprio. E mi state chiedendo tantissimo di portare questi motovlog, e quindi raga, oggi quale periodo dell'anno migliore, giorno migliore, compagnia migliore per fare questo video. Quindi adesso sto andando all'ufficio di Spavald, che l'appuntamento era ben 6 minuti fa. A few moments later. Eccoli qua, tutte e due, tiè. Mimì e Coco. Eccoli qua, va. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Dove sei perso lo Sky? Sta, sta. Eccomi, eccomi. Che è successo? Che io mi sto a cagare sotto. Sto cazzito, io. Allora, non hai capito, io sto registrato adesso. Ho detto, raga, la prima volta che mi sto a cagare addosso, pure io. Non so che fa, non so dannato. Terminillo alla fine. Terminillo. Porco due. Non so cazzo. Ma questo video sono sicuro che io ho visto i video dove esce con Dario. Non è che questi vanno così, io te mi. E si sorpassano in curva. Sto cazzo. Io penso che te lo sai, famo, scendemo. Se mettiamo così. Aspettavo che arrivano, oh, bene, è andato a posto. Hai portato la snowboard che andavamo in sci? Sì, lo snowboard, io mi portavo il sacco con la cose. Bello, il bob, cazzo, se portavamo il bob al terminale. No, raga, io giuro che sto a cagare addosso, perché è la prima volta che faccio una sci del genere. Tanta cosa, io sono attivo, sono al bagno, quindi anche fisicamente sto a cagare sotto, però quella è un'altra storia. Io invece devo scrivere, sono una bella scarica ho data. Raga, i giovani si stanno a cagare letteralmente addosso e sono qua, vi faccio vedere. Vedi, c'è la mia bimba. Giovanni ha preso questa qua, gliel'hanno prestata, se l'è fatta prendere da Yamaha. E questa è quella di De Lorenzo. Bellissima, la rosa, tutta bastante. Vediamo qua. Caschi pronti. Questo è De Lorenzo. Io c'ho il mio che sta tutto white e colla. Ah, io ho comprato comunque il, vedi? Che cosa? Ah, cosita. La prolunghetta piccolina. Hai fatto bene. Adesso quando testerai le varie moto potrai scegliere in che inclinazione. Touring, adottare, naked, perfetto. Sportiva. Piano piano facciamo tutto quanto. Senti, per questo viaggio cosa abbiamo previsto? Oltre alla morte, come hai detto tu. Se schiantiamo. Questa schiantiamo. No, ma è un. Come si può no, dire? No, è tipo una. Una scongiura. Andiamo verso il Terminillo, dai. Perché questa la faccia che. Io e lui si stiamo vedendo cagando addosso. Ma, allora, io non sono mai uscito con un motociclista. Mai. Allora, no, aspetta, perché rinquadriamo per fuori la faccia di Dario quando ho detto andiamo al Terminillo. È che c'è la neve là, no? No. No, dicevo Terminillo perché è uscita, era uscita bella, si va su per le montagne, c'è la neve, la strada è pulita, eh. È fredda, è bagnata. Certo, fa freddo. Perché non continua? Vabbè, comunque da qualche parte andiamo. Oh, e fu così, se torniamo a Torbaianica, dai, raga. Mi è buttata roccia che non è molto pratico. Siamo pronti, ragazzi, prima uscita. Stiamo andando, aspetta, aspetta, col DB Killer. Vediamo. No! No, no! No, mica fa casino! È come la panda mia! Si parte, signori! Oh, che ansia! Ansia di prestazione! Ti piace? Eh? Sì! Che cazzo! Tutto a posto!
Bene, quello è stato un groppa Spavald. È passato a 200 in curva, complimenti. Nell'ultimo video, giustamente, ma avete fatto notare, ma ci avete proprio un sacco ragione, ho fatto un po' di cazzate e vedo ragione, quindi vi chiedo scusa, ragazzi, vi chiedo perdono. Ok, stiamo imboccando in accordo. Il tempo, ragazzi, è un tempo abbastanza, allora, fa freddino, è quello per il momento, vabbè, è, diciamo, normale, ma per il momento il tempo è po' abbastanza, dai. Comunque, raga, io mi auguro che si senta bene, veramente ho sempre l'ansia, però io devo veramente ringraziare sia Spavald ma anche Giovanni, ragazzi, che è arrivato da Milano qua e stiamo facendo quest'uscita che per me, raga, è molto importante, molto significativa, è una cosa che volevo fare da tantissimo tempo e finalmente oggi, raga, ve l'ho detto, penso che sarò ripetitivo in un modo assurdo, però ci tengo particolarmente tanto perché, essendo anche un periodo natalizio che a me è uno dei periodi, come già vi ho detto, più belli dell'anno, fare questa esperienza, cioè, è tutto un insieme di emozioni oggi. Stare in moto con gli amici, colleghi, e condividere una passione e in più, ragazzi, fare un'uscita importante come il Terminillo, perché alla fine, ragazzi, stiamo facendo una città bella. Sono veramente troppo troppo contento. Intanto, ragazzi, il nostro mentore Svavald che ci segnala ogni cosa è fantastico, raga. Ok, rimettiamo le freccette. Uscita. Stava uscita proprio Terminillo. Let's go, baby. Anzi, boom, baby. La gente mi saluta a macchina. È bellissima sta cosa. Comunque, signori, stiamo continuando. Stiamo andando verso Rieti in questo momento, direzione Rieti. Il freddo attualmente è molto molto sopportabile, anche perché, vabbè, raga, mi sono imbaguccato, mi sono comprati guanti nuovi invernali, c'ho i jeans sotto, c'ho messo una calzamaglia e ho messo i leggings, quella, vabbè, capito, no? Quelli termici, quindi adesso è abbastanza fattibile. Meno male mi sono messa la felpa sotto il giacchetto, che se no sono pazzo a mettere pure senza felpa. Intanto abbiamo Foyce che sta mi fa morire, capo, te lo giuro. No, s'uscita ci voleva, relax, bello, raga, mamma mia, tranne per qualche stronzo che becchi per strada, ma quelli purtroppo, la vita è piena di stronzi. Intanto Lorenzo che ci segnala ogni minima cosa, cioè, nel senso, quando mette il piede fuori così, ipoteticamente ti segnala che ci potrebbe stare qualcosa o sulla strada, e che potrebbe essere sporcizia o la strada rotta, se ho capito bene, eh? Io, perché, raga, ancora tutti questi segnali li conosco, quindi mi sto attrezzando adesso, sto cercando di capirlo in qualche modo. Ah, ok, vedi, infatti no, il piede verde fuori, il piede fuori ti segnala che c'è strada rotta, cioè strada che c'è disastrata, che cacchio ne so, giusto? Raga, ma non posso vedere nei commenti che voi siete più esperti, anzi, fate una cosa, beh, spiegate tutti sti cacchi di segni, di simboli che si fanno. Un piccolo pit stop. Sì, seguiamo un caffè, ma sta con la tacca di benzina, mica ce lo dice. Adesso, no, io ce ne ho tre ancora. Raga, vi siete persi una scena, siamo persi una scena bellissima. Una cascata di benzina, veramente. Ha fatto il panico, raga, porca due. Che cazzo, no, quanto fa benzina, no. Senti che puzza. No, raga, non accendere sigarette in questo momento. Va bene. Benzina pulisce tutto, cose. Oh, amico, guarda che bello. Oh, dammi un euro e 20 qua. Ma mi sto divertendo la cifra, raga, oggi. Ricqua, Giovanni. Giovanni, che ti prendo. Oh, sono subito rosica. Eccolo lì, Giovanni. Stiamo andando, dai, dai. Io penso che non c'è veramente cosa più bella che fare questo che stiamo facendo noi. Tre persone che condividono lo stesso lavoro,
Giovanni Tato Sabala davanti. Tre persone che condividono lo stesso lavoro, stessa passione, insieme. Io penso che se uscite qua, ragazzi, ne dovremmo fare molte, molte di più. Quindi se volete altre uscite insieme con Giovanni e Lorenzo, mi raccomando, un like è doveroso. Che poi, ragazzi, ovviamente potremmo fare tantissime altre uscite anche insieme a voi. Quindi, visto che c'è tanta gente che mi ha chiesto: giocherò, ma perché non vieni a Storia d'Uno? Giocherò, perché non vieni qua, non vieni là? Perché non usciamo insieme? Io, ragazzi, sono disponibilissimo, facciamo tutto quello che volete, basta che lasciate un like. Adesso godiamoci il panorama, la strada e l'emozione e il mucciolo che mi sta con la dal naso, bellissimo. Ok, l'avrei fatta apposta, ma abbiamo sorpassato quel tunnel. Madonna, fa più freddo, ma che cazzo. Svavald si è scordato di segnalare e ha fatto sbagliare strada. Giovanni Fois ha segnalato all'ultimo Svavald. Noi siamo girati e se Giovanni è andato dritto. Ai ai ai. Mo Giovanni sta tipo bestemmiando. Vabbè, noi aspettiamo qua, ma ci fermiamo un secondo. Questo fammi cercare per chi sta avanti. Chi perde va avanti. Vai. 1, 2, 3. Comunque raga, vi giuro, ai posti di montagna c'è sta sto odore di camino, no? Non so se mi sto a far capire, odore di camino. Mamma mia, ma che spettacolo, che spettacolo! Bellissimo! Guarda che curvette! Let's go! Dolcemente! Accompagniamo le curve! Io! Mamma che spettacolo, ma che spettacolo! Non lo so, raga, è un'esperienza fighissima. Ora però godiamocela, dai! Questa è un caruccia di curva, questa ci piace. Let's go, una bella curva a gomito, io le chiamo, presa larghissima, va bene così. Stiamo salendo, signori, stiamo salendo. Mi sa che lo spavaldino se ne va per i cazzi suoi, ma noi non ci interessa. Si rallenta e voilà. Infatti Spavald non lo vedo più. Ciao Spavald, è stato un piacere. Questa è una bella curvetta, eh? Eh sì, che stiamo a salire, che bello, mamma mia. Poi noi arriviamo su e ci sta Lorenzo, già sta a mangiare. Sei forte, cazzo, è vero che vado? Dai, abbiamo deciso di salire perché sopra ci sta la vista, quindi andiamo un po' su. Saranno, ha detto Lorenzo, altri 2-3 minuti di curve di salite. Andiamo su, ci godiamo la vista, poi riscendiamo e ci andiamo a mangiare una cosetta. No. Sì, no, sì. Ok, siamo riscesi. Ma non mamma mia. 2 hours later. Siamo pronti. Si riscende. Vediamo un pochettino. E si parte. Il danno già abbiamo fatto, però fa parte dell'esperienza, ragazzi. Uscirà il video dove appunto si vedrà la caduta che ho fatto. Cercherò di far vedere anche proprio perché avevo dietro Giovanni Fois con la telecamera, con la GoPro che ha ripreso da dietro,
e avevo anche davanti Lorenzo che ha ripreso da davanti come sono cascato da fermo come uno stronzo. Quante bresciolino non fame. Siamo tornati anche nel paesino. Bello, bello. Ho risentito l'odore di castagne, ragazzi. Quindi c'è qualcuno qui che ha acceso il camino e sta facendo le castagne. E non ci invitate. Bravi, complimenti, complimenti. Va bene, non c'è nessun problema. Senti i odori. Eh sì, raga, qua qualcuno sta a fare le castagne. Questo è il punto di prima, per forza. Guarda che splendore, ragazzi. Con il tramonto. Bellissimo. Raga, questo è un piccolo pit stop che abbiamo fatto, ma vedrete sul canale di Lorenzo, questa è un'altra cosa sua. Piccolo pit stop. Signori, allora, siamo ritornati in officina. Sono vivo, ciao, non so che me ne frega niente, però sono vivo anche se sono andato dietro lui. Sì, andiamo dietro lui. Sì, sono andato benissimo. Benissimo, una cosa allora incredibile. Cioè, tutti, oh, mi raccomando, non sull'olio. No, no, tranquillo, sull'olio così. Quello. Poi c'era lo stop, no, ha visto all'ultimo, stava al cadere. È passato con due arancioni, io ho preso a lui. Due arancioni. Bene, gli ha preso. Dai, sonna bene. Vabbè, allora, c'era la curva. Io non ho visto, io sono andato dritto. Ah, ma che cosa accorto? Ma c'è tutto, ho detto, vabbè, cioè, vabbè, va, morivo. Oggi va, la prova è inizio. Sì, sì, sì. Comunque, signori, questo è terminato. A parte il piccolo incidente che alla fine è successo un cazzo, quindi fortunatamente va a fanculo. È successo un cazzo. Anzi, abbiamo fatto del conte con il figlio. No, che poi è bello. Ok, lui mi fa, oh, mazza, sei andato bene, grande, mi fa, oh, grande. Tre minuti dopo. Signori, il prossimo video, poi vediamo se succede. Hashtag, il momento del coglione succede a tutti. In particolare a Joker. Tutto attaccato. Madonna, un hashtag così. Il momento del coglione che arriva a tutti, in particolare a Joker. Però queste qua sono le cose più stupide che succedono veramente a tutti quanti. C'è uno che sta pure a semaforo, promette il piede, fa golle e se ne va. Non c'è il motociclista che non gli è successo. Poi gli è successo, gli è successo. Perché poi l'importante è una cosa. Che io sto bene, non mi sono sfasciato niente, quindi presto, a modo. A parte i coglioni. Vabbè, a modo del sistema. Ragazzi, il prossimo video. Ciao belli, posso l'aeroporto quella, vado al terminale. Quella sarebbe da fare, quello vale. Quella piccolina, venduta. Quella piccolina, è mia. Vabbè, sarebbe da fare, però. Ma è venduta. Eh sì, cazzo, ce l'ho. Ciao, belli. Ciao. Chiamami Don. Chiamami Don. Chiamami.